Le stelle di Azus. Le stelle di Azus. Benvenuti ad un nuovo appuntamento con le stelle di Azus, l'oroscopo di mercoledì 29 dicembre. Ariete, inizia una giornata che non sarà proprio il massimo, le cose migliori accadono nel tempo libero, quando potete dedicarvi alle vostre passioni. Toro, con la luna opposta alla giornata lavorativa non sarà per niente facile, visto che gli imprevisti saranno all'ordine del giorno. Gemelli, in amore può esserci un po' di confusione perché Venere in Capricorno vi confonde, rendendovi più insicuri e facendovi venire troppi dubbi. Cancro, la luna amica vi regala una giornata da incorniciare, può rendere vincente ogni vostra iniziativa, quindi potete cominciare a prendervi delle rivincite. Leone, sarete un po' ansiosi a causa della luna in Scorpione, non fatevi prendere dalla smania di concludere, l'emotività può giocarvi brutti scherzi. Vergine, sul lavoro la giornata si presenta molto produttiva, avete una mente sveglia e siete in grado di svolgere qualsiasi mansione. Bilancia, non fidatevi delle apparenze quando si tratta di concludere un affare importante, in questo periodo è facile ingannarvi perché siete ingenui. Scorpione, la luna nel vostro segno è romantica e annuncia una serata passionale in amore, finalmente riuscite a mettere da parte il cattivo umore dei giorni scorsi. Sagittario, sono giorni questi in cui spesso pensate a cosa vi riserverà il prossimo anno, siete ansiosi di sbloccare alcune situazioni che vi stanno a cuore. Capricorno, luna molto positiva, vi permette di contrastare al meglio l'influsso complicato di Marte e di sfruttare pienamente tutta l'energia di Mercurio nel vostro segno. Acquario, nonostante una luna difficile, sarete molto efficienti sul lavoro. Marte è capace di rendervi allegri e molto sicuri di voi stessi. Pesci, siete estroversi, capaci di dialogare con chiunque e di mettervi in mostra. Giornata molto favorevole per una partenza o per un viaggio di lavoro. E con l'oroscopo di oggi è tutto. Le stelle di Azus vi augurano buona fortuna e vi invitano su Facebook alla pagina Oroscopo di Azus.